era proiettata, come dire, nel futuro, e sembrava che tu entrasse in un'altra dimensione. Era avanguardia. Tutto quello che avevano fatto architettonicamente era il top negli anni 90. La Bugatti aveva qualcosa in più, perché lavorare alla Bugatti voleva dire un privilegio, e mentre lo dico mi viene la pelle d'oca. Artioli ci faceva tutti sentire importanti, diceva quello che voi fate conta. Avevo una mentalità diversa, un sognatore che ci ha fatto sognare con lui. Il suo sogno era diventato il nostro sogno, la sua passione era diventata la nostra passione. La possibilità di vivere in questa fattoria dove tu avevi a disposizione il meglio per dare qualcosa di unico. Senza questa struttura fatta in questa maniera, non mi potevo immaginare che qualcuno potesse dare il massimo della sua capacità, la sua concentrazione, eccetera, per poter fare un'automobile con delle caratteristiche eccezionali. Tutto quello che era il meglio della tecnologia espresso in quel momento si è cercato di condensare e creare questa automobile. Dal telaio in carbonio, trasmissione a quattro ruote motrici, motore solo alimentato con quattro turbine, cambia sei marce. Chi ama la meccanica, chi ama la tecnica, diceva: ma questa macchina, ma da dove viene? E venivano lì con le Ferrari e uscivano con una Bugatti. Spirito era quello di fare un qualcosa che altri in quel momento lì non sarebbero stati capaci. Fare le cose belle, eccezionali e vivere bene insieme. Non ho mai più avuto un'esperienza con un entusiasmo di gruppo così grande. Il valore umano era la parte preponderante. Sembrava proprio una famiglia, era una cosa che raccontarlo non dice una fabbrica. Riuscire a coinvolgere così tanto centinaia di persone non è una cosa facile. In questo Archioli era bravissimo. Per il lancio della macchina lui ha portato i dipendenti a Parigi. Prova a immaginare. Forse l'ambiente, il nome che risuonava, Bugatti, la gente ci ha creduto fino in fondo. Tu eri orgoglioso e non volevi uscire da quell'azienda. Dal punto di vista sociale c'era un spirito di lavoro che era incredibile. Quando vivi un'esperienza del genere, fai fatica a dimenticarla, ti rimane sempre dentro. Nessuno immaginava che potesse fare una fine del genere. Se guardavo in faccia dico, ma cos'è successo? Un trauma. Io ho visto gente piangere. Si piangeva tutti, capito? Come se fosse morto qualcuno, perché per noi era morto il nostro sogno. C'è stata una delusione, c'è stata anche attorno tanta cattiveria. Alla prima difficoltà tutti ci hanno attaccato, gli avversari in questo caso. Dava fastidio a molti, sai, nella terra dei motori. Perché ho avuto proprio l'onore, il privilegio di vederla nascere, nascere e morire.